È passato ormai un anno e mezzo dal lancio del primo certificato gestione attiva di Intermonte. Stiamo parlando dell'AMC Intermonte Italia Top Selection, uno strumento emesso da BNP Paribas nel marzo del 2023 e gestito attivamente dal team advisory e gestione di Intermonte, un team guidato da Diego Toffoli, che ho il piacere di avere qui con noi per darci qualche aggiornamento su questo particolare prodotto di investimento. Innanzitutto, grazie Diego per essere qui con noi. E per chi non lo dovesse conoscere, cos'è e quali sono i principali vantaggi di un AMC? L'AMC è un certificato a gestione attiva. Come tutti i certificati, ha il vantaggio di poter compensare le plusvalenze realizzate con eventuali minusvalenze pregresse. La differenza principale, invece, consiste nella sua dinamicità. Mentre un certificato tradizionale è statico, nel senso che replica o un basket di titoli o un indice, l'AMC in questo caso assomiglia per lo più a un fondo. L'index allocator, che in questo caso è Intermonte, modifica o può modificare l'asset allocation a seconda delle sue aspettative sul mercato. Questi cambi di asset allocation possono essere fatti anche giornalmente, se l'index allocator lo ritiene opportuno. È anche uno strumento molto liquido, quotato sul TLX e con costi contenuti. E quali sono quindi i punti di forza e le caratteristiche peculiari dell'AMC, proprio Intermonte Italia Top Selection? Intermonte è un investment bank specializzata sul mercato italiano ed ha una storia di oltre 30 anni con un ampio team di ricerca. Lavoriamo già da anni come consulenti per clienti istituzionali per aiutarli nella gestione dei prodotti focalizzati sul mercato italiano. Dallo scorso anno abbiamo deciso di trasferire questo nostro know-how anche in questo prodotto, l'AMC Intermonte Italia Top Selection. È un prodotto focalizzato sul mercato azionario italiano, su quelle storie che per noi hanno maggiore potenzialità nel medio termine, ma allo stesso tempo si tratta di un prodotto flessibile, per cui in circostanze di mercato non favorevoli non abbiamo l'obbligo di rimanere investiti al 100% sul mercato azionario, come invece sono costretti alcuni ETF e alcuni fondi, ma possiamo anche ridurre la quota azionaria fino al 50%. Quali sono le performance realizzate da questo AMC da inizio anno e dalla sua nascita nel 2023? L'AMC nasce a fine febbraio 2023, ha una storia quindi relativamente breve. La performance da inizio gestione è del 20%, mentre la performance di quest'anno è dell'11-11,5%. Per fare un primo resoconto della performance dell'AMC, a mio avviso è necessario aspettare almeno un orizzonte di 3 anni. Dal lancio abbiamo vissuto per ora solamente delle fasi di bull market, mentre il nostro prodotto ha anche le caratteristiche per reagire bene alle fasi di calo del mercato. Per due motivi: uno, per la possibilità di ridurre l'esposizione azionaria al 50%, e l'asset allocation, che predilige comunque delle storie value e che hanno un ritorno sul medio periodo. E quali sono le tue prospettive per la parte finale dell'anno? Settembre è un mese anomalo. Negli ultimi 4 anni abbiamo assistito a parecchia volatilità, complice anche il drenaggio della liquidità che avviene in questo mese. Sarà importante ascoltare il messaggio che arriverà da Fed e BCE alle prossime riunioni proprio a settembre. Però, diciamo, il sentiero oggi è tracciato, andiamo verso un taglio dei tassi. Questo significa maggiore liquidità e quindi la possibilità che il mercato possa ancora far bene a partire da ottobre. Quindi oggi, a nostro avviso, è un momento appunto per sfruttare eventuali discese e per entrare ancora sul mercato azionario. Grazie mille Diego allora per questo aggiornamento sul prodotto di investimento, sull'AMC Intermonte Italia Top Selection, e allora alla prossima. Alla prossima.